Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono The Bomb e nel video di oggi andremo a vedere assieme tutti i componenti che mi sono finalmente arrivati per realizzare il mio nuovo computer. Eh sì, perché come potete ben vedere sono tutti qui di fronte a me, mentre alle nostre spalle c'è un immenso vuoto che non aspetta altro di essere colmato, ma li vedete assieme per vedere le mie scelte e perché le ho fatte. Ed eccoci qui ragazzi, e iniziamo subito dal processore. Si tratta di un Ryzen 7 1700. Ho optato per la versione non X, ovvero per la versione senza la tecnologia XFR, perché questo processore, ad un prezzo minore, offre praticamente le stesse caratteristiche. 8 core con 16 thread, un TDP di soli 65 watt e in più all'interno della confezione troviamo il nostro dissipatore ad aria stock. Questo mi consentirà di poter utilizzare il processore fin tanto che non andremo a ricostruire, o meglio a riassemblare, il mio impianto a liquido che verrà completamente o quasi interamente rimodernato per adattarlo a questo nuovo processore. Si tratta di un processore che mi consentirà, grazie ai suoi, dicevamo, 8 core e 16 thread, di giocare e renderizzare un video allo stesso tempo, perché più volte mi sono trovato a giocare e a dover renderizzare un video allo stesso tempo per questioni di tempo, si è dato il gioco di parole, e il mio vecchio processore non me lo faceva fare. Quindi, grazie all'impostazione avanzata, andrò a segnare 4 core al gioco e 4 core al rendering in modo da poter giocare tranquillamente nonostante io stia renderizzando un video in sottofondo. Potevo optare sì per i nuovi processori Coffee Lake, ovvero un i7 8600K, ma non mi sono fidato in quanto la piattaforma Z370 è già stata annunciata che durerà veramente per poco tempo. Io invece avevo bisogno di una piattaforma affidabile che mi durasse almeno qualche anno, ovviamente facendo degli upgrade, e AMD ha annunciato che la piattaforma M4 verrà utilizzata fino al 2020 con i Ryzen 2 che sono già preannunciati per l'anno prossimo, quindi un'architettura che è già molto buona, ma che verrà ulteriormente migliorata e potenziata. Quindi, ragazzi, se volete stare su un'architettura AMD, saprete che acquistando una scheda madre con socket M4 avrete supporto fino al 2020, mentre se il vostro unico scopo è il gaming, l'i7 8600K che è appena uscito è veramente un mostro di performance e un mostro, però la sua longevità sembra essere di qualche mese, quindi fare un investimento così importante per qualche mese non me la sono sentita. Al di là del nostro processore, che spostiamo momentaneamente qui di fronte, abbiamo la nostra scheda madre. Io sono un fan di Asus, mi sono sempre trovato bene, e quindi qui abbiamo una CrossAI 6 Hero, la top in casa Asus per quanto riguarda socket M4, senza rimanere sullo stesso modello in versione Extreme. Una scheda madre veramente fantastica, pieno supporto all'overclock, pieno supporto al Crossfire e allo Sleep, Aura Sync, quindi piena compatibilità con sistemi di illuminazione RGB che vanno tanto quest'anno, possibilità di montare delle componenti stampate in 3D, pieno supporto al water cooling, che è una cosa che mi interessa tantissimo, con due punti per poter attaccare la pompa e 8 supporti per ventole PWM, quindi con 4 pin. Una scheda madre, dicevamo, studiata e appositamente pensata per overclock, con un supporto costante da parte di Asus, che è veramente importante perché sappiamo che Ryzen ha avuto degli iniziali problemi di compatibilità con RAM e con le alte frequenze, mentre con i continui upgrade del BIOS da parte di Asus avremo un pieno supporto a RAM fino a 3200 MHz, una stabilità notevolmente migliorata e continuo lavoro da parte del team di Asus. Quindi mi sono sempre trovato bene, ho sempre avuto schede madre della serie ROG e continuerò ad affidarmi a questo brand. Per quanto riguarda invece la RAM, parlavamo proprio di RAM poco fa, ho deciso di optare per un kit con due DIMM da 8 giga ciascuno per un totale di 16 giga di casa Corsair. Si tratta, come potete vedere, del Vengeance LED, hanno un'illuminazione LED bianca che andrà a colmare il nostro tema che sarà il bianco e il blu, che vi svelo adesso in anteprima. Come dicevo, sono due DIMM da 8 giga ciascuno. Per ora 16 giga, perché il prezzo delle RAM sta veramente schizzando alle stelle,
sono carenze purtroppo di chip per produrle e quindi se voi avete potuto notare i prezzi stanno veramente salendo le stelle. Io ho dovuto stare molto attento, tenerle d'occhio e acquistarle ad un prezzo, ahimè, più alto di quello che avevo preventivato, ma ancora un prezzo, diciamo, umano. Mentre ci sono veramente, ad esempio, le G-Skill Trident Z RGB che a me piacevano tantissimo, che hanno dei prezzi al momento di questo video veramente molto alti. Poi, se avete fortuna, potete trovare delle occasioni, ma hanno veramente dei prezzi altissimi. Prima di andare a vedere il pezzo forte che sarà uno dei componenti fondamentali insieme al processore del mio build, che è vero la scheda video, parliamo di supporti di archiviazione. Come avete potuto intravedere, qui ho due SSD. Si tratta di due Samsung 850 EVO, uno in versione da 250 giga, in cui andrò a installare il sistema operativo e i miei programmi di rendering e video editing per avere un avvio molto veloce e sicuro. E un altro è sempre un 850 EVO da 500 giga, in cui io tengo la mia libreria di Steam, i miei giochi su Origin in maniera contenuta e lo uso come disco di scratch per lavorare in modo che sia sempre il lavoro veloce e molto fluido. I dati poi verranno archiviati su questo nuovo hard disk meccanico Seagate Barracuda da 2 tera, un disco da 7200 RPM e 64 MB di cache, sempre ovviamente SATA 3, che mi garantirà di avere una riserva abbastanza buona per ora per quanto riguarda i filmati di YouTube, per quanto riguarda foto e musica, e che probabilmente in un futuro dovrà essere affiancato a qualcosa di più grosso. Tra gli ultimi componenti, ma non ultimo per importanza, abbiamo l'alimentatore, che è un componente fondamentale, ragazzi, del computer. Non dovete mai sottovalutare l'acquisto dell'alimentatore, perché ricordate, è quello che, come dice la stessa parola, alimenta tutto il nostro computer. Quindi comprare componenti di qualità e poi sacrificare il vostro budget sull'alimentatore è una cosa sbagliatissima. Qui abbiamo un Corsair HX 850, un alimentatore 80 Plus Platinum, quindi un'efficienza veramente altissima, completamente modulare, quindi abbiamo tutti i cavi che possono essere rimossi e attaccati allo stesso a seconda delle nostre esigenze per avere più spazio all'interno del nostro case per poter utilizzare i cavi solamente ci servono e per avere anche un cable management più facile e soprattutto un case più pulito e miglior modo organizzato. Io ho sempre avuto alimentatori Corsair, mi sono sempre trovato bene, anche l'alimentatore che usavo nel mio precedente build era Corsair. Ve lo dico, RAM Corsair, alimentatore Corsair sono e componenti Asus sono dei componenti su cui io farò sempre affidamento, non solo per il brand, ma anche perché ho avuto esperienze di RMA e sono stati veramente molto veloci, molto disponibili e quindi dei prodotti assolutamente consigliati. Ma veniamo ora al pezzo forte, il secondo pezzo forte dopo il processore, primo per importanza per alcuni, che è la scheda video. Ce l'ho qui tra le mie mani, adesso la svelerò assieme. Ed eccola qui, ragazzi, si tratta di uno dei pezzi, o forse il pezzo singolo più costoso dell'intera build. Si tratta di una Asus Strix GTX 1080 Ti, una scheda video pazzesca, una scheda video mostruosa. In questo periodo i prezzi anche di questi componenti stanno salendo alle stelle. È sicuro che per trovare una GTX 1080 Ti ad un prezzo, chiamiamolo umano anche questa volta, ho dovuto cercare parecchio. Ho dovuto fare diverse prenotazioni e alla fine ci sono riuscito. È una scheda video che non ha bisogno di presentazioni, è un mostro, è ottima per giocare in qualsiasi risoluzione. Certo, non è, o meglio, non garantirà in 4K degli FPS mostruosi, ma comunque potremmo giocare in 4K tra i 50, 60, 70 fps in alcuni giochi, mentre è adatta per il 2K. Infatti io l'ho acquistata proprio per essere abbinata al mio monitor che vedete qui, che è il mio solito Asus ROG PG279Q, un monitor che, come potete vedere, è 27 pollici, 2K G-Sync con pannelli IPS, quindi veramente la morte per questa scheda video che non vedo l'ora di provare. Con quel monitor vedremo quanto avremo migliorato le nostre performance in gioco rispetto alla mia precedente 980, sicuramente sarà un salto notevole. Riuscirò a migliorare sicuramente la qualità visiva di giochi come Battlefield 1, come Battlefront 2, come il prossimo in uscita Wolfenstein. Vi ricordo che non vedo l'ora che esca in quel gioco lì per poterlo provare. E in più avremo un notevole bump di prestazioni anche
anche per quanto riguarda il video e foto editing. Non vedo veramente l'ora di provare questa bestia, è veramente enorme. Nel case che ho utilizzato ci sta veramente bene, dovremmo ottimizzare un po' gli spazi con l'impianto liquido, ma non ci sarà alcun tipo di problema. E per quanto riguarda invece il case che non vedete qui sopra questo piccolo tavolino, perché ovviamente non ci sta, si tratta di un Cougar Panther Mid Tower, andatelo a vedere perché è un case che veramente vi consiglio, ha un prezzo poco al di sopra degli 80 euro, ma vi garantisce una qualità costruttiva molto buona. Certo, non è completamente in alluminio, ma le due paratie laterali in vetro temperato fumé, molto molto bello, garantisce un pieno supporto all'impianto liquido oppure a un dissipatore ad aria molto generoso con possibilità di un airflow veramente ottimo per le vostre configurazioni ad aria. Quindi ragazzi, questi sono i componenti che ho scelto. Come sempre vi lascerò il link nel video a tutti i pezzi che avete visto se volete approfondire il prezzo e la disponibilità degli stessi. Io vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto. Ditemi nei commenti cosa ne pensate delle mie scelte e se ne avreste fatte di diverse. E come sempre, anche per questo video è tutto. Un saluto dal vostro Robo The Bomb e alla prossima ragazzi!